sono contento, però io sarei soltanto un perito agrario. Ma perché in Italia invece i politici sono premi Nobel. Andiamo. Allora vi presento, lui è Libero, è mio suocero, lei è Loredana, mia sorella. Tanto piacere. E lui è Danilo, è proprio il principe di qua. Benvenuti a Torre Secca. E lei, caro, di che cosa si occupa? Vabbè, io fino adesso sono stato mantenuto dallo Stato. Ah, pensionato sociale? No, detenuto occasionale. Diciamo che papà ha avuto qualche problemino con la legge? Ma che ha combinato? Allora, furto con scasso, falsa testimonianza e appropriazione, dicono. Indebita. Ma cioè, scusa, te posso parlare un attimo? Sì. Che ti ha detto? Io ti faccio presidente del consiglio e tu mi porti a corte ed avanzo di galera. Avanzo di galera però che imparo lui. È tradizione. Tutti i presidenti del consiglio hanno magari tra i parenti qualche pregiudicato. Ma noi ci dobbiamo differenziare e siamo usciti dall'Italia per questo. E se lo scoprono, che figura ci fa? Ma non lo scopriranno.